Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Scusate se in queste settimane ovviamente non ho potuto fare vlog perché a causa delle verifiche che insomma ci sono state, un colpo per l'orale, un colpo per lo scritto e quindi non ho potuto fare vlog, ma almeno stasera sto cercando di fare un vlog, quindi almeno per stasera. Poi non so se questa cosa delle verifiche continuerà, perché prima o poi finirà, quindi insomma per il trimestre intermedio, che sarà tra poco, a marzo, anzi già siamo nel mese di marzo, però consiglio di classe sarà il 14 marzo, 23 marzo invece ci sarà il ricevimento ai genitori. Ora, parlando insomma un po' del periodo che siamo, intanto a San Gaetano ho visto che il crocifisso è stato levato, perché a quanto pare gli si è fatto qui una cosa dove c'è la corona di spine, quindi qui in teoria, e dicono che è restauro. Quindi state tranquilli che il crocifisso non è stato tolto perché per il periodo quaresimale, ma perché per qui insomma gli si è fatto qualcosa. Quindi non ho capito bene cosa è successo, però è il restauro. Ma tutto questo, il Signore è sempre, dovrebbe essere sempre nei nostri cuori, il Signore. Comunque, parlando un po' di questo periodo quaresimale, questo periodo quaresimale che ogni anno inizia col mercoledì delle ceneri, insomma si ricordano i 40 giorni di Gesù passati nel deserto. Gesù ci vuole insegnare a essere come Lui, affamati della parola di Dio, non affamati delle cose che mangiamo sempre, ma affamati della parola di Dio. Perché il Signore ci dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E dovrebbe essere una frase che veramente dovremmo prendere in atto, non solo per la nostra fede, ma anche di fare come il Maestro, come il Signore. Noi di solito facciamo carità, digiuno, elemosina nel periodo quaresimale. Perché non proviamo a farlo ogni giorno, invece di farlo soltanto nel periodo quaresimale? Perché se no non avremmo fatto niente. Cioè, le cose non si fanno soltanto perché siamo in quaresima, ma si fa sempre. E poi ci tengo a dire anche una cosa: non significa che il venerdì dobbiamo, come dire, dobbiamo odiare il venerdì perché non si mangia la carne. Perché ovviamente noi siamo abituati sempre il venerdì a mangiare la carne. Quindi la carne, dico, lasciamola perdere per questi venerdì, non ci costa nulla. Mangiamo altro, perché nella vita non esiste soltanto la carne, esistono anche altri cibi, altri alimenti che noi stessi possiamo utilizzare, non solo, cioè, non solo quindi cibarci
voglio lanciare questo messaggio di carne, ma ci baci anche di altri prodotti, di altri alimenti. Ecco. Quindi ecco perché anche serve salutistico. Cioè di variare i pasti, di non mangiare le stesse cose. Il salutistico mi ha insegnato a non sprecare gli alimenti, anche se io non li ho sprecati mai, però mi serve come insegnamento e questo è rivolto a tutti. Poi, soprattutto, se abbiamo cibo che ci resta, diamolo ai poveri, facciamo una carità. Ora parlando insomma un po' della guerra, di come noi siamo messi oggi, al giorno d'oggi, che veramente è una situazione che non bisogna scherzare. Alcuni perché la prendono così, invece no, non è uno scherzo. L'Ucraina sta soffrendo in questo caso, in questi giorni, a causa di questa guerra. Cioè, pensate un po', questi 2 anni l'abbiamo sofferti con il Covid. Ora però che quest'anno lo dobbiamo soffrire con la guerra, no, ragazzi, no. Non è possibile che bisogna soffrire quest'anno anche con la guerra. Non è possibile. Cioè noi diciamo che il Covid per ora non c'è, però il Covid c'è sempre. Attenzione. Non diciamo che il Covid non c'è per ora, perché il Covid può ritornare facendo corna. Io spero di no. Però si dice non diciamo niente. Perché veramente con questo Covid sono morte molte persone. E spero che in guerra non muore nessuno dell'Ucraina e di tante altre cose. Quindi insomma, ritornando al discorso della Quaresima, dico la Quaresima ci serve a prepararci alla Pasqua, però deve farci riflettere anche che non bisogna essere cristiani a parole, ma anche nei fatti. Perché se no non serve a niente ad andarsi a sedere in quella chiesa dove soltanto le persone per le feste, per questi periodi così forti si riuniscono. Poi, insomma, la chiesa è poca in estate e ci sono picca cristiane, per così dire. Vero? Insomma, per così dire. Comunque, ci tenevo a dire anche una cosa. Che ad aprile ovviamente verranno i francesi, gli stranieri, insomma, a guardare un po' quali sono i nostri piatti. Però, insomma, cercando di ripetere in inglese, quindi quella sarà la mia difficoltà, cioè sapere una ricetta in inglese all'Ave Maria, perché ovviamente chi verrà, dei francesi o polacchi, quello che è, già che loro parlano un po' l'inglese, però insomma, io che in generale io sono nato in America, a Madison, Wisconsin.
lì lo parlavo l'inglese. E insomma, sì, lo parlavo. Qui in Italia invece poi ho cominciato a parlare in italiano. Da 5 anni che mi sono trasferito in Italia, all'età di 5 anni. Quindi, poi alcuni mi chiedono, ma tu in America ci vorresti tornare? Beh, sarebbe un grande piacere in questo caso, però con il periodo del Covid, con i soldi che se ne vanno, perché pure i prezzi degli alimenti, il costo economico si sta veramente alzando per i cibi. Pure per il pane, che è raddoppiato, eppure il prezzo del pane, perché se io vado a dire e dammi mezzo chilo di pane, te lo pagano a 1,60 euro. Prima lo pagavo 1,20 euro il pane. Eppure c'è quella frase, quel detto, ma c'è pane, c'è vino. Questo lo dice un mio compagno in classe comunque. Sì, quando era in cucina, in esercitazione. Detto questo, io spero di essere stato chiaro un po' con il fatto della quaresima, un po' con la guerra, di cercare, insomma, di risolvere al più presto questa situazione, perché veramente non possiamo ricadere nella storia, di fare gli stessi errori della storia. Perché già che sono successe due guerre mondiali, figuratevi ora succede la terza guerra mondiale, facendo corna, e io spero di no. E io spero di no. Perché Gesù non vuole guerra. Gesù non vuole guerra, ma vuole pace, fratellanza, solidarietà in tutto il mondo. Non vuole odio, guerra e altre cose. Soprattutto cerchiamo di aiutare l'Ucraina, perché veramente sta vivendo un periodo difficoltoso, di difficoltà, ecco, volevo dire. Che in questo caso è vittima l'Ucraina, perché la Russia ce l'ha con l'Ucraina, quindi cerchiamo di aiutarla, di sostenere qualcosa anche per l'Ucraina. Io, detto questo, vi saluto e vi auguro una buona serata, che questa quaresima, insomma, questa preparazione alla Santa Pasqua, che quest'anno è un po' tardino, mi pare, che è il 17 aprile, possa davvero mettere in riflessione tutti noi, soprattutto quello che Gesù ha fatto nel suo mistero pasquale, morte e passione, morte e resurrezione. Quindi con questo vi saluto e ci vediamo con un prossimo video, che ovviamente non so quando lo devo fare tra queste verifiche che continuano a persistere. Ciao a tutti.